L'archetipo della Grande Madre in Jung è il simbolo del femminile universale che si manifesta nell'inconscio collettivo di tutti gli esseri umani. Si tratta di una rappresentazione ancestrale che deriva dall'esperienza millenaria del rapporto tra la madre e il figlio, tra la natura e la vita. L'archetipo della Grande Madre ha una natura ambivalente, in quanto può esprimere sia aspetti positivi che negativi. Gli aspetti positivi sono legati alla funzione materna di nutrimento, protezione, accoglienza, creatività, saggezza e spiritualità. La Grande Madre è colei che genera, sostiene e favorisce la crescita e la trasformazione degli individui. Gli aspetti negativi sono legati alla funzione materna di dominio, inglobamento, regressione, distruzione, seduzione e angoscia. La Grande Madre è colei che divora, soffoca, impedisce e minaccia la vita e l'autonomia degli individui. Jung distingue diversi tipi di Grande Madre, a seconda della cultura e della mitologia di riferimento. Alcuni esempi sono la Dea Madre Primordiale, che rappresenta il caos originario e la potenza creatrice dell'universo, la Madre Terra, che rappresenta la fertilità e la fecondità della natura, la Vergine Madre, che rappresenta la purezza e la maternità spirituale, la Madre Sapienza, che rappresenta la conoscenza e la trascendenza del femminile. L'archetipo della Grande Madre è uno degli archetipi fondamentali del sé, ovvero dei modelli che determinano lo sviluppo della psiche umana. Grande Madre ci mette in contatto con il nostro inconscio, con i nostri bisogni profondi, con la nostra creatività e con il nostro legame con il sacro.